Buongiorno, io mi chiamo Luca Persia, mi occupo di pianificazione dei trasporti. Eh, insegno qui alla Sapienza ehm, diverse, diverse materie e eh, ho il piacere di dirigere il centro di ricerca per i trasporti e la logistica. Oggi parleremo di eh, pianificazione della mobilità, con particolare riferimento alla mobilità urbana. La nostra, la nostra lezione è divisa in due moduli, uno questa mattina e l'altro nel pomeriggio. In realtà si tratterà di un, di un unico seminario e quindi ho preparato un'unica presentazione anche per dare maggior coerenza e maggior conseguenzialità al nostro discorso. E, la presentazione eh, comprende eh, molte slide, forse <ride> non faremo in tempo a vederle tutte. Ma ho preferito eh, inserirne anche qualcuna in più perché eh, sono anche di facile comprensione. Quindi eh, anche quelle che non riusciremo a vedere, magari potrete trovare interessante eh, guardarle in ogni caso. Nell'ambito della presentazione eh, andremo a vedere anche eh, diverse cose direttamente su dei siti internet, quindi sarà eh, basata in parte sulle slide ed in parte sulla esplorazione di siti internet per, per vedere eh, direttamente sul, in, in, in operazione eh, alcuni strumenti di supporto alla pianificazione che eh, sono di particolare utilità. Diamo quindi uno sguardo ai contenuti principali. Partiremo con il concetto di sostenibilità e una introduzione delle politiche per il miglioramento della sostenibilità dei sistemi di trasporto, in particolare dei sistemi di trasporto urbani. Introdurremo i principali strumenti di pianificazione che si usano per pianificare i sistemi di mobilità e poi concentreremo la nostra attenzione sui, eh, sui PUMS, eh, qui li trovate già scritti in due modi diversi, SUMP e PUMS, SUMP è la notazione internazionale e PUMS è la notazione italiana, significano la stessa cosa, piani urbani della mobilità sostenibile. E quindi ehm, daremo uno sguardo al contesto internazionale, partiremo dal contesto internazionale. Eh, che ha preceduto anche cronologicamente eh, l'introduzione almeno l'introduzione ufficiale dei PUMS nel nostro contesto nazionale e che ovviamente ha costituito anche un substrato importante per l'introduzione eh, dei PUMS nel contesto italiano. Eh, porremo particolare attenzione ad uno strumento eh, di, eh, di, di supporto alla pianificazione che, che ehm, viene usato nell'ambito del PUMS, che è la partecipazione del, della cittadinanza e di, eh, degli stakeholders particolarmente rilevanti. Eh, qui lo, lo, lo leggete già scritto con notazione anglosassone, crowdsourcing, che equivale eh, in qualche modo al concetto di partecipazione. Daremo qualche cenno anche al piano strategico della mobilità sostenibile ed infine nella parte finale eh, introdurremo i risultati di uno studio che abbiamo condotto qualche anno fa eh, al CTL per conto del Ministero dei Trasporti sui criteri di scelta delle politiche e degli interventi ed infine la parte finale è dedicata al futuro, quindi a, ehm, a fornire un, uno sguardo sul, sui trend futuri dei sistemi di mobilità, poi futuri in realtà con un orizzonte temporale abbastanza, abbastanza ravvicinato perché questi, questi, queste nuove forme di mobilità qui descritte già eh, sono presenti anche eh, in forma abbastanza consistente nell'ambito dei nostri sistemi di mobilità. Quindi iniziamo con introdurre il concetto di sostenibilità, eh, sicuramente è un concetto ormai familiare a tutti quanti, se ne parla eh, tantissimo, è un aggettivo che oramai viene quasi sempre accomunato ai termini mobilità, ehm, trasporti, mobilità sostenibile, trasporti sostenibili ed è quindi eh, un, un obiettivo che ormai fa parte di tutti i documenti di pianificazione, eh, sia strategica eh, sia operativa, a livello internazionale, a livello nazionale, a livello locale. Quindi è ormai comunemente riconosciuto, quantomeno nei nostri contesti, diciamo nel contesto europeo, che l'obiettivo ehm, della pianificazione dei sistemi di trasporto è quello di migliorarne la sostenibilità ovvero di migliorarne le caratteristiche, una serie di caratteristiche, che riguardano gli aspetti economici, gli aspetti sociali e gli aspetti ambientali. Sono questi i, i cosiddetti tre pilastri fondamentali della sostenibilità e adesso diremo qualcosa in più su ciascuno di essi. Eh, introduciamo subito i due problemi principali che incontreremo quando... Eh, cercheremo di eh, stilare, preparare dei documenti di pianificazione che vadano a migliorare la sostenibilità del sistema di trasporto. I problemi principali sono, il primo, gli indicatori. Quindi io ho bisogno di indicatori che mi consentano di misurare il fenomeno, eh, perché sappiamo bene che eh, è difficile gestire e migliorare qualcosa se non sono in grado di misurarne le caratteristiche principali. Quindi il primo problema è quello degli indicatori, il secondo problema fondamentale le politiche. Quali sono le politiche giuste, le politiche più idonee per migliorare la sostenibilità di un sistema di trasporto complesso, quale il sistema di trasporto urbano, atteso che ogni città ha delle caratteristiche a sé stanti e quindi atteso che non esiste una politica o non esiste un, un pacchetto di politiche in grado di migliorare la sostenibilità di tutti i sistemi di trasporto. Perché se così fosse noi sapremmo che quella è la soluzione per tutti e quindi non avremmo neanche bisogno forse di, di fare PUMS, PGTU e così via. In realtà non è così, ogni città ha le sue caratteristiche, differisce dalle altre per tantissimi aspetti, dalla dimensione alla densità, quindi alla configurazione urbanistica, eh, alla configurazione della rete stradale, ai comportamenti dei, degli utenti, dei cittadini, a tutta una serie agli aspetti ambientali, climatici, di tutta una serie di fattori. Che fanno sì che praticamente ogni città è un uh, elemento a sé stante E quindi noi dovremmo andare a cercare le politiche più idonee, più efficaci e più efficienti in ciascun contesto, cosa che è tutt'altro che semplice. Quindi, diciamo qualcosina in più sulle, sulle specificazioni del concetto di sostenibilità, abbiamo detto tre elementi fondamentali: sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. La sostenibilità economica significa eh, principalmente efficienza del sistema di trasporto, quindi scegliere dei modi di trasporto più efficienti, cosa che eh, è fondamentale in un contesto quale quello odierno in cui le risorse economiche e finanziarie sono eh, significativamente limitate. Ehm, ma anche un sistema di trasporto che favorisca gli aspetti economici in generale, lo sviluppo economico del, ehm, del tessuto sociale, del, del contesto eh, del cittadino in cui eh, vado ad operare. La sostenibilità sociale riguarda in primis l'accessibilità delle persone al sistema di trasporto, persone e anche delle merci. Essendo eh, lo spostamento un diritto riconosciuto per le persone, quindi il sistema di trasporto deve essere sostenibile dal punto di vista sociale, nel senso che deve poter garantire il più possibile a tutte le persone eh, il diritto di muoversi. E qui, ovviamente, pensiamo principalmente a quelle persone che hanno meno possibilità, eh, vuoi per eh, motivi economici vuoi per motivi anagrafici, eh, vuoi per eh, condizioni eh, fisiche di eh, svantaggio, quindi un sistema che socialmente è socialmente sostenibile deve far sì che tutti quanti abbiano la possibilità di accedere allo spostamento. E, al tempo stesso deve, essere, deve, deve anche eh, favorire la coesione sociale, eh, deve anche eh, favorire lo sviluppo culturale di, un, di una comunità e deve anche, soprattutto, salvaguardarne anche la salute. E quindi, qui parliamo sia di impatti del sistema di trasporto sulla salute, e sia in termini di eh, sicurezza stradale, quindi, deve, eh, deve ridurre anche i costi sociali della incidentalità. Infine il terzo pilastro: il pilastro ambientale è facilmente comprensibile. Perché gli effetti negativi dal punto di vista ambientale dei sistemi di mobilità sono sotto gli occhi di tutti, quindi, in primis le emissioni inquinanti nell'aria, ma anche il rumore, gli effetti sul suolo e una serie di effetti indesiderati che bisogna cercare di ridurre il più possibile. Effetti che riguardano sia gli utenti stessi del sistema di trasporto ma anche i cittadini quando anche non si spostassero dentro casa propria respirano l'aria che è inquinata dai veicoli che circolano sono esposti al rumore, alle vibrazioni ed altri effetti negativi quindi la sostenibilità ha diverse dimensioni è composta da diversi elementi e l'obiettivo è quello di cercare un equilibrio del sistema di trasporto che eh, al tempo stesso vada in favore di tutti questi elementi. Capiamo bene che è una, un obiettivo non facile da raggiungere. Abbiamo detto due difficoltà fondamentali. La prima, gli indicatori di sostenibilità, la seconda, le politiche. Allora, gli indicatori ci servono per, eh, sia per capire qual è il livello attuale di sostenibilità di una città, perché eh, è chiaro dal punto di vista qualitativo uno può avere no, una immagine, ma Roma è sostenibile? E eh, allora Comincio a pensare a tutti quegli elementi che abbiamo elencato prima, eh, quindi l'efficienza economica, eh, l'accessibilità del trasporto, eh, incidenti stradali, le emissioni inquinanti, la congestione. E quindi così posso farmi un'idea, però in realtà... Per pianificare poi degli interventi è importante che accanto a questa idea io sia in grado di fare delle misurazioni quantitative di ciascuno di questi elementi e poi possibilmente di combinare anche questi elementi per avere degli indicatori più aggregati del livello di sostenibilità. E gli indicatori mi servono eh, non solo per misurare il livello di sostenibilità presente e futuro, ma mi servono anche per quantificare le politiche che io vado ad introdurre, perché anche le politiche noi le descriviamo in termini quantitativi, se penso per esempio alla politica della gestione del parcheggio, del pricing, della tariffazione del parcheggio, bene, anche lì è chiaro che per dire Roma è... Che tariffazione ha? Beh, per dire che la tariffazione che ha andrò a, a contare il totale de, de, degli stalli di sosta, andrò a contare quanti di questi stalli di sosta sono oggetto di tariffazione, per quante ore al giorno c'è la tariffazione, è, qual, è il, qual è il livello delle tariffe. Quindi, anche, anche per descrivere le politiche attuali e future, ho bisogno di indicatori. E quindi ho bisogno di una serie di indicatori, eh, una serie abbastanza numerosa di indicatori che mi descrivano, ripeto, sia il livello di sostenibilità e sia le politiche che devo andare a pianificare e ad introdurre. Ehm, gli indicatori sono un argomento abbastanza, eh, abbastanza difficile da trattare. Infatti se guardiamo nella letteratura internazionale... Ci sono stati negli anni degli studi che, eh, che hanno, che hanno eh, riguardato la definizione di set di indicatori eh, con applicazione poi eh, alle città, ma non sono così tanti, qui ne trovate citati alcuni. Eh, in realtà possiamo dire che dal punto di vista teorico la definizione degli indicatori non è eh, particolarmente eh, complessa. Eh, la difficoltà sta poi nel, nell'applicare questi indicatori, quindi nell'andare a misurarli, perché eh, questi indicatori, eh, quest queste, queste misurazioni a volte non sono disponibili, le città hanno configurazioni diverse, i dati non sono accessibili e così via. Quindi dicevamo, eh, esistono delle classificazioni di indicatori a livello internazionale. Qui ne vediamo una tratta da uno studio del TRB che ci dice appunto le categorie di indicatori con le subcategorie, i singoli indicatori, la direzione, cioè se per andare nella direzione di miglioramento deve crescere o diminuire, il livello di aggregazione, l'importanza e così via. Però poi si è visto che il passare dal... Dalla identificazione, dalla classificazione, alla applicazione, alla raccolta e all'analisi è estremamente complesso. Per quanto riguarda le politiche, anche qui possiamo dire che, eh, anzi, forse qui ancora di più a livello internazionale, si è fatto molto, quindi ci sono stati e continuano ad esserci numerosi progetti, essenzialmente finanziati dalla Commissione europea, che eh, studiano e descrivono le politiche per il miglioramento della sostenibilità. Ad esempio qui eh, ho citato Civitas che è un programma che oramai dura da tanti anni, finanziato dalla Commissione europea, eh, che, al cui interno sono stati condotti e continuano ad essere condotti una serie di progetti internazionali che hanno studiato diversi casi applicativi ed hanno prodotto quindi eh, una mole di informazioni eh, disponibili eh, copiosa. E non è questo l'unico caso perché eh, adesso ne vedremo qualcuna direttamente su internet, esistono, esistono sono disponibili su internet delle eh, basi di conoscenza internazionali eh, come queste tre che adesso vedremo eh, brevemente, eh, la prima è un è una database prodotto in Australia, la Transportation Demand Management Encyclopedia. La seconda, Eltis, è prodotta invece dalla Commissione Europea e attinge molto a quei progetti cui facevo cenno. La terza, anche questa prodotta da un progetto europeo finanziato dalla, dalla Commissione, il progetto Prospects, attualmente gestita dall'Università di Leeds. E vedremo. Come in, queste, in questi database è possibile veramente trovare un, un set di politiche ben descritte anche dal punto di vista applicativo assolutamente significativo. Il problema è quali di queste politiche sono le più adatte al mio caso, sono le più adatte alla città della quale mi sto occupando, e questa è una risposta eh, difficile da dare. Vedremo che. Sono stati messi a punto anche degli strumenti di supporto alla scelta delle politiche, vedremo che le linee guida anche dei, dei SUMP a livello internazionale, dei PUMS a livello nazionale eh, forniscono dei percorsi, ma in ogni caso bisogna dire che eh, questa scelta resta un elemento critico del processo, cioè capire quali sono le politiche più adatte al mio caso è un qualcosa non, eh, non semplice. Allora andiamo a descrivere adesso il contesto, di, il contesto delle, delle politiche di sostenibilità facendo qualche, qualche introduzione preliminare riguardo essenzialmente all'approccio che va adottato. Non esiste normalmente una singola politica che possa avere effetti importanti su un sistema di mobilità, specialmente se parliamo di un sistema di mobilità complesso. Eh, quindi normalmente quando parliamo di un sistema di mobilità urbano facciamo riferimento a dei pacchetti di politiche, cioè dei pacchetti integrati di, di, di politiche per la mobilità. Eh, affinché questi, questi pacchetti possano avere successo... Le politiche normalmente devono essere mescolate, eh, politiche di due tipi. Eh, con termini inglesi eh, si chiamano pull e push. Noi eh, con termini italiani spesso lo diciamo anche come bastone e carota. Quindi pull che significa? Sono politiche che tirano, quindi tirano gli utenti verso i sistemi di trasporto più sostenibili, quindi essenzialmente verso il trasporto pubblico ma anche verso i trasporti, eh, possiamo chiamare più verdi, quindi verso la pedonalità, eh, verso la ciclabilità. E ovviamente per fare questo, cioè per attrarre, per tirare persone verso un sistema di trasporto, io lo faccio migliorando nelle caratteristiche quindi aumentare l'offerta di trasporto pubblico, migliorarla dal punto di vista qualitativo, ehm, fornire infrastrutture per la ciclabilità, così come per la pedonalità, ovviamente sono politiche di tipo pull. Si è visto però che le persone sono molto restie a cambiare le proprie abitudini e quindi eh, il solo fatto di migliorare le caratteristiche di un sistema di trasporto eh, sebbene riscuota eh, l'approvazione, ma mette il consenso unanime, eh, non è però sufficiente a far sì che un numero significativo di persone, una percentuale significativa di persone abbandoni il trasporto privato per spostarsi verso il trasporto pubblico, verso la ciclabilità, verso la pedonalità o altre forme eh, meno impattanti di trasporto. Questo è eh, un po' perché tutti quanti noi abbiamo una certa resistenza al cambiamento e quindi quando abbiamo delle abitudini consolidate eh, molto spesso in anni o in decenni, eh, il fatto già l'idea di cambiare, anche se cambiare in meglio, ma già l'idea di cambiare è un qualcosa che ci destabilizza. E poi perché obiettivamente il trasporto privato sia inteso in termini di automobile sia in termini di motociclo, ha delle caratteristiche ehm, di eh, positività per, per lo spostamento. Quindi eh, intanto ti porta da porta a porta, eh, questo ehm, in alcuni contesti, poi è vero, è vero particolarmente per le due ruote motorizzate, perché in contesti quale quello romano ad esempio... Non è altrettanto vero per l'automobile perché già la ricerca del parcheggio fa sì che eh, non sempre uno riesca ad arrivare dalla propria origine alla destinazione finale. Ha una notevole flessibilità perché parto quando voglio scelgo l'itinerario eh, che desidero, eh, soprattutto nel caso dell'automobile ho delle condizioni di comfort magari superiori rispetto a quelli di altri modi di trasporto, quindi chiaramente il trasporto privato ha una serie di, eh, di caratteristiche positive che fanno sì che molte persone siano fortemente legate al trasporto privato. E quindi, tornando al discorso delle politiche pull e push, il fatto di migliorare le caratteristiche del trasporto pubblico o di altri modi di trasporto alternativi al trasporto privato non ottiene il risultato di spostare una quantità significativa di utenti dal privato agli altri modi di trasporto. Per cui, per far sì che questo avvenga, non basta introdurre le misure pull che tirano verso il trasporto più efficiente, ma bisogna anche spingere, push, quindi spingere le persone fuori dal veicolo privato. E quindi, significa che accanto alle politiche di miglioramento, per esempio, del trasporto pubblico, sono necessarie delle politiche di disincentivazione all'uso del trasporto privato, altrimenti. Le politiche di miglioramento del trasporto pubblico hanno un effetto ehm, non significativo, soprattutto rispetto anche ai costi, agli investimenti che vengono fatti per introdurre questi miglioramenti. L'altro elemento importante da considerare è l'orizzonte temporale, eh, nell'ottica della interazione fra il sistema di trasporto e la pianificazione del territorio. Perché un elemento fondamentale per l'efficienza di un sistema di trasporto, in particolare per il trasporto urbano, è sicuramente la configurazione urbanistica. E la configurazione urbanistica, che deriva eh, in primis dal, dal, dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovviamente, è un qualcosa che si modifica lentamente nel tempo. L'ideale per l'efficienza di un sistema di trasporto urbano sarebbe avere una città estremamente compatta. La città estremamente compatta è quella che consente la massima efficienza per il trasporto pubblico, in particolare per il trasporto pubblico ad alta capacità, ma consente anche di fare la maggior parte degli spostamenti in bicicletta. O anche a piedi e quindi chiaramente rende, rende il, il mezzo di trasporto privato molto meno necessario. Esattamente il contrario succede quando invece c'è una dispersione urbanistica. Pensiamo al fenomeno del, dell'urban sprawl che ha interessato le nostre, eh, le, nostre città, le nostre città occidentali negli ultimi anni, negli ultimi decenni. L'abbiamo visto anche per esempio nel caso di Roma, no? molta gente, po' stanca di vivere in un contesto di, di congestione e di inquinamento, un po' per motivi economici, perché vivere al centro di Roma è sicuramente costoso per le abitazioni e per altri, eh, altri fattori, si è spostata verso l'esterno, quindi si è spostata verso eh, luoghi forse più ameni in cui vivere, come i castelli romani. Ma questo ovviamente dal punto di vista trasportistico è un grosso danno perché in quelle zone a bassa densità abitativa il trasporto pubblico è poco efficace e quindi la maggior parte di queste persone utilizzano l'automobile per venire a Roma dove continuano a lavorare. Quindi questo significa spostamenti più lunghi fatti in automobile e quindi capite bene le conseguenze. Che ci sono in termini di congestione, in termini di eh, impatti sulla sicurezza stradale, in particolare sul, sull'inquinamento. Quindi, un elemento fondamentale per il miglioramento della sostenibilità di un sistema di trasporto è anche la, la corretta pianificazione del territorio. Però, come dicevamo all'inizio, non possiamo pensare che per migliorare la sostenibilità di un sistema di trasporto da qui a due anni possiamo confidare sulla pianificazione territoriale, perché la pianificazione territoriale e quindi i cambiamenti nella configurazione territoriale urbanistica avvengono molto lentamente nel tempo, quindi possiamo pensare a degli effetti sul sistema di trasporto della pianificazione territoriale quando cominciamo a pensare ad orizzonti di 10 anni, di 20 anni, sicuramente non nel breve periodo. Quindi questi sono due elementi fondamentali di base da tenere presente, la distinzione tra politiche pull e politiche push e l'importanza della pianificazione territoriale sul sistema di trasporto. Detto questo, dicevamo esistono Tante, tante possibili strategie per intervenire sulla sostenibilità di un sistema di trasporto. Ehm, possono essere classificate in diversi modi. Vediamo qui un primo esempio, ma lo vedremo poi anche direttamente sul, sul loro portale che è il portale di Consult. Vedete qui le, le politiche dei trasporti sono stati divisi in quattro gruppi. La prima improves transport options, che sono fondamentalmente quelle che abbiamo chiamato politiche di tipo pull, quindi migliora le caratteristiche di trasporti, quindi transit improvements, quindi del, del trasporto pubblico, dei modi non motorizzati, del ride sharing, del car sharing, dei taxi e così via. La seconda invece sono essenzialmente le politiche di tipo push. Quindi le politiche di disincentivazione, che qui devo dire con, con un rovesciamento un po' dei termini, non le hanno chiamate politiche di disincentivazione perché già questo ha cioè, un impatto eh, psicologico negativo, l'hanno messa al contrario, quindi le hanno chiamate incentivi. Incentivi, Però e poi se andiamo a leggere eh, road pricing, eh, fees, eh, anche, ci sono anche gli incentivi per, per i commuter, ma poi pagamento del, del parcheggio, eh, pagamento del, dell'assicurazione in base alla distanza percorsa e così via. Poi c'è la land use management, quindi quello che dicevamo prima, quindi la gestione del, del, degli aspetti urbanistici e territoriali, un altro aspetto fondamentale, e poi una quarta categoria in cui ci sono dei programmi specifici, per esempio per il trasporto delle merci, per la gestione di un sistema di trasporto di un campus. Questo è un elemento molto importante, eh, tra parentesi proprio in questi giorni con le autorità di Ateneo qui alla Sapienza abbiamo iniziato una collaborazione per eh, definire proprio un, eh, un piano degli spostamenti di tutta la Sapienza, sia per quanto riguarda gli studenti che per quanto riguarda ehm, le persone che, che ci lavorano, perché capite bene, parliamo di 110.000 studenti, più circa 10.000 persone che ci lavorano, quindi parliamo della mobilità di, di una città di medie dimensioni. E quindi nel mondo anglosassone, che questa cosa l'hanno capita molto prima di noi, eh, da tempo per, per le università, per le grandi scuole, hanno del, dei programmi, delle politiche specifiche. Quindi questo è un esempio di classificazione, ma possiamo vederne anche un altro, ripeto adesso lo vedremo direttamente sul loro portale, Questo è ehm, quello di prima era il TDM Encyclopedia Australiano, questo è l'inglese eh, Consult, e qui abbiamo una classificazione in parte rispecchia la precedente, quindi abbiamo politiche di land use, di nuovo, stavolta un focus eh, particolare sulle infrastrutture, eh, la gestione e i servizi di, di trasporto pubblico, misure che, politiche che vanno ad impattare sui comportamenti delle persone, politiche specifiche per la fornitura della informazione. E infine le politiche di pricing, poi ciascuna di queste categorie ha al suo interno tutta una serie di, ehm, di politiche, quindi per esempio nel caso del pricing si parte dalle tasse di possesso dei, dei, dei veicoli, cosa che noi conosciamo molto bene in Italia perché sono eh, molto, molto elevate le tasse sul carburante, anche queste le conosciamo molto bene perché siamo tra quelli che ce le hanno eh, più elevate, tasse, la tariffazione del parcheggio ehm, pubblico privato, ehm, charging road user charging, e quindi eh, pagamento per l'accesso in, in certe aree e così via. Allora, volevo eh, farvi vedere direttamente su alcuni esempi di questo, partendo... Dal, da, dal, um, dal primo database di politiche eh, che eh, è stato creato diversi anni fa e continuamente aggiornato da un istituto di ricerca australiano che si chiama Online Traffic Transport Demand Management Encyclopedia è un database molto complesso perché può essere, può essere interrogato da diversi, da, diversi punti, da diversi punti di vista, quindi partendo dai problemi oppure partendo dal, dalle strategie. Um, quindi, per esempio, uh, partendo da, da obiettivi che si possono avere, specifici uh, obiettivi, quindi riduzione della congestione, uh, riduzione delle emissioni, uh, la salute delle persone, migliorare l'equità sociale, la vivibilità delle aree, soluzioni di parcheggio, um, safety strategies e, e così via. Um, oppure delle. <coughs> Delle, eh, degli obiettivi per specifiche categorie. categorie di utenti, quindi anche business association, business eh, action, eh, anche qui campus actions for efficient eh, transport e poi c'è il database eh, vero e proprio di de tutte le politiche di trasporto che, che, vengono, che vengono descritte nelle quattro categorie. Che avevamo già introdotto, quindi miglioramento delle opzioni di trasporto, ehm, i cosiddetti incentivi, ehm, il, la gestione del, del parcheggio e in particolare del land use, ehm, gli aspetti anche istituzionali del, del trasporto e poi quindi altri, eh, altri, altri elementi. Proviamo a a vederne eh, qualcuno, magari qualcuno eh, più attinente al, alla parte del, del trasporto pubblico per esempio, ehm, possiamo vedere ehm, individual action, okay, par partendo per esempio dal bus rapid eh, transit, quindi per ciascuna di, di, di queste politiche viene data una descrizione, eh, viene ehm, fatta una stima, degli impatti, dei risultati, dei risultati attesi, eh, una valutazione costi-benefici e una serie di impatti specifici con anche una descrizione delle barriere alla implementazione, quali sono le difficoltà principali e poi vengono descritti alcuni casi di, di, di best practice, alcuni casi di, di, di buone pratiche eh, che è utile appunto eh, conoscere per poi facilitare l'applicazione concreta di, di alcune politiche. Quindi devo dire che non ha un look molto accattivante questo database perché eh, ha uno stile un po' datato, quindi molto basato sul testo, anche un testo abbastanza, abbastanza ostico da, da leggere, eh, però è sicuramente, contiene sicuramente una molle di informazione eh, enorme. <ride> ripeto se per esempio vado di nuovo a transit improvements quindi miglioramento del trasporto pubblico di nuovo una descrizione chiaramente il miglioramento del trasporto pubblico eh, qui la definizione è enorme perché eh, si può essere affrontato da diversi, da diversi punti di vista ora capite bene già vedendo questa mole enorme di informazione capite bene come quel, eh, quella domanda che ci siamo posti all'inizio eh, sia eh, fondata, cioè come faccio a scegliere la politica più giusta per il mio caso. Qui c'è una descrizione di decine e decine di politiche, sebbene categorizzate per argomenti o anche per obiettivi, ma sono decine e decine e ognuna di queste ha una complessità enorme, quindi torna eh, importante il quesito come faccio a scegliere le politiche più appropriate tenendo anche conto del fatto che eh, per esempio questo database sebbene si riferisca ad un contesto internazionale ma è stato sviluppato in Australia e quindi ovviamente ha un, eh, un approccio eh, maggiormente focalizzato su una realtà, eh, quale quella australiana, che è una realtà completamente diversa dalla nostra, quindi con un modello urbanistico completamente diverso dal nostro, con una densità ehm, abitativa molto più bassa de della nostra, con modelli comportamentali, situazioni economiche completamente diverse dalle nostre, eh, un contesto legislativo diverso, una cultura diversa dalla nostra, quindi anche il fatto che ci sono a descrizione di politiche che hanno dimostrato di essere efficaci in contesti australiani. Nessuno ci dice che siano altrettanto efficaci nei contesti italiani, e anzi, questo vale addirittura anche all'interno del nostro stesso paese, perché non è automatico che una politica che si sia rivelata efficace, non so, nella città di Palermo, lo sia automaticamente anche nella città di Udine che anche qui, anche all'interno dello stesso paese, ci sono differenze fondamentali, intanto dal punto di vista climatico, eh, ma dal punto di vista comportamentale, culturale e eh, tutta una serie di altri fattori. Quindi questo era il primo esempio di database, un esempio più vicino più vicino al, eh, alla nostra realtà è invece questo del, del database Consult generato da un progetto del, della Commissione europea. Eh, questo portale Consult ha in sé diverse funzionalità, diverse, diverse fonti informative, devo dire eh, io l'ho sempre trovato estremamente, eh, estremamente eh, utile. Ehm, sia dal punto di vista didattico e sia dal punto di vista operativo quindi per esempio si parte con un eh, guidebook, una linea guida al processo di pianificazione che eh, ci fa vedere molto interessante perché ci fa vedere i risultati di, di, uno, di questo studio fatto in questo progetto europeo che fa vedere come anche i differenti approcci alla pianificazione, dall'approccio basato su una visione che si ha normalmente in contesti, facciamo sempre riferimento alle città, ma il concetto è lo stesso anche se ci riferiamo ad una regione o ad, un, ad una dimensione diversa, dicevo l'approccio basato su una visione è quello in cui c'è un decisore forte. Quindi immaginiamo un sindaco o un assessore alla mobilità che ha una sua visione e che quindi, che quindi indirizza, secondo la sua visione, le politiche della mobilità. All'estremo opposto invece ci sono situazioni in cui non, non ci sono dei decisori né politici né tecnici con una visione ben definita e quindi si parte da un processo che può essere definito più razionale più razionale, quindi basato su una pianificazione ingegneristica del, del, del sistema di trasporto, oppure sul coinvolgimento della cittadinanza, che vedremo è un elemento fondamentale. E, ovviamente tutti i diversi approcci hanno i pro e i contro, normalmente quello basato sulla visione si è visto essere quello che porta poi a dei risultati. Se questi risultati però siano o meno razionali eh, dipende poi dal, dalla qualità della visione. Ed inoltre si è visto anche che eh, in questi casi quando il visionario, cioè il, il decisore eh, forte, eh, poi eh, cambia lavoro perché poi, magari, anche un sindaco finisce il suo mandato così come un assessore e eh, viene a cadere un po' tutto il castello e quindi tutto si rimette in discussione. Quindi, questo è, è molto interessante, questa parte. E, e poi, accanto al, al decision maker guidebook c'è la parte delle, delle politiche. Purtroppo non si vede molto, molto grande eh, la proiezione sullo schermo. Comunque. Era quella classificazione che vedevamo prima: politiche di land use, politiche sulle infrastrutture, politiche di gestione e servizio, politiche per eh, cambiare i comportamenti, politiche invece di diffusione della informazione e politiche di pricing, cioè politiche di, di tariffazione. Su ciascuna di, queste, di, questi, di questi settori. Eh, viene fatta una descrizione, quindi, ehm, per, esempio, per esempio, in questo caso vediamo se abbiamo scelto una non proprio idonea, vediamo il caso delle misure di traffic calming, delle misure di traffic calming, eh, c'è scritto eh, la, la fonte del, dell'aggiornamento. E, e quindi una descrizione, un sommario, poi una descrizione più dettagliata, quindi con una, anche una tassonomia, gli aspetti tecnologici, eh, una prima valutazione, eh, perché introdurre il traffic calming, eh, una valutazione in questo caso di carattere più eh, categorico, quindi basata su, su, anche sul giudizio del, degli esperti. Eh, risposte nel breve e nel lungo termine, aspetti, aspetti finanziari, eh, impatti attesi su diversi eh, settori, eh, quindi eh, chi. Vince e chi perde con questo tipo di misure, anche qui possibili barriere alla implementazione, eh, alcune evidenze sul, sul, sulle performance. Quindi vedete anche in questo caso, sebbene con un look, devo dire, più leggibile rispetto a quello della TDM Encyclopedia, anche in questo caso, però, la complessità della descrizione non è banale. Quindi anche poi gli aspetti di, di, di policy tutta una serie di riferimenti, quindi capite perché ciascuna di queste politiche viene fatta una descrizione estremamente complessa. È chiaro che parliamo di strumenti a supporto di tecnici, di strumenti a supporto di specialisti, sì, anche il comune cittadino può trovare interessante guardare qualcosa, ma sono essenzialmente degli strumenti molto tecnici ma di non facile, di non facile interpretazione. Forse un po' più facile interpretazione è il database di Eltis, anche questo finanziato dalla Commissione europea in maniera più diretta, è proprio il database, che la, il portale che la Commissione europea ha creato ormai da diversi anni. Proprio per supportare la, la, la pianificazione dei sistemi di trasporto urbano. Infatti, vedete che è Eltis the Urban Mobility Observatory, quindi l'Osservatorio della Mobilità Urbana. Eh, guarderemo a questo portale da diversi punti di vista. Cominciando proprio con la parte che contiene il database sulle politiche urbane. Ed è qui in Discover Case Studies, e c'è quindi un, un database con delle schede. Con delle schede sulle politiche messe in atto, politiche possibilmente di successo. Quindi buone pratiche messe in atto da diverse città in Europa. Quindi si può fare una richiesta, ad esempio, per paese. Quindi, vediamo nel nostro caso eh, l'Italia. Eh, vi do un avvertimento: se lo guardate, eh, ho notato che c'è un problema tecnico: cioè le, le, le schede italiane sono visibili se selezioniamo l'inglese, stranamente invece, se selezioniamo l'italiano come lingua scompare, eh, scompare tutto ciò che, che riguarda l'Italia. Quindi, questa è anche non siamo gli unici a fare cose che funzionano male, perché chiaramente un italiano va lì, mette la lingua italiana e automaticamente scompare tutto ciò che, che riguarda l'Italia. Quindi lo lasciamo in lingua inglese e quindi posso oh, chiedere per paese e per argomento. Quindi vediamo ad esempio qualcosa, Urban Mobility, Public Stakeholder Involvement, vediamo... Qualcosa più direttamente di interesse, vabbè vediamo Urban Freight and City Logistics, quindi si fa una ricerca e vengono eh, proposte degli esempi di buone pratiche, quindi per esempio nel caso del, della City Logistics per eh, il nostro paese... C'è un focus sul, sull'esperienza di Parma, che è un'esperienza ben nota, un'esperienza eh, di successo sulla distribuzione urbana delle merci con eh, approccio innovativo. Anche qui c'è una descrizione, eh, più stringata devo dire, de, rispetto a, agli altri due database: c'è una descrizione del, dell'esperienza con, eh, con alcuni riferimenti anche anche di, di, di persone, eh, vediamo un altro, un altro caso, qualche altro caso italiano, ecco urban mobility eh, planning e qui ci dovrebbe essere più esperienze e quindi eh, vediamo l'approccio partecipativo nel, nel caso del, del PUMS di Prato, anche sempre nel caso di Parma abbiamo um, un riferimento, una descrizione dell'esperienza del, del, del loro PUMS. Quindi devo dire che questo dieltis è un qualcosa di più fruibile, perché più immediato e che ci dà subito il riferimento ad un contesto eh, nazionale, locale, suddiviso per categorie di, di intervento. E, ovviamente ha dentro meno approfondimenti rispetto a agli altri due database che abbiamo, che abbiamo visto, visto in precedenza. Torniamo alla nostra, alla nostra presentazione e quindi abbiamo visto che se vogliamo avere informazioni sulle politiche di sostenibilità non c'è problema, ne troviamo in abbondanza, questi tre database ne sono un, un esempio, ma mh, ce ne sono anche, anche altri, molte linee guida e così via. Ora si tratta di trasformare eh, questa enorme eh, mole di informazione in un piano e, e qui eh, cominciano le maggiori difficoltà eh, perché appunto si tratta di strutturare il piano in maniera, in maniera appropriata e si tratta quindi poi di scegliere soprattutto le politiche più eh, adatte ed anche di costruire un percorso, perché oltre alla scelta delle politiche, un piano ehm, ben fatto ha in sé: identifica un percorso eh, che parte appunto dal, proprio dalla pianificazione in sé, eh, arriva alla realizzazione degli interventi quindi con anche una valutazione economico-finanziaria della realizzazione e con un cadenzamento temporale del, degli interventi. E poi non si ferma qui, ma va oltre la realizzazione degli interventi con il monitoraggio dei risultati, perché un piano ben fatto non va immaginato come un qualcosa che viene redatto e poi rimane lì. Come, come una Bibbia, ma va immaginato come un qualcosa di dinamico, qualcosa che deve essere continuamente aggiornato eh, sulla base dei risultati reali misurati sul campo. E, qui, e questo, vedremo, è uno degli elementi fondamentali delle nuove linee guida sui PUMS che eh, il Ministero dei Trasporti ha emanato eh, poco tempo fa. E quindi entriamo... In questa, in questa parte, siamo in questa parte del, della, nostra, della nostra conversazione, c'è cioè la parte degli strumenti di pianificazione. Quindi, piano piano ci avviciniamo un po' a quello che è il cuore del, della, nostra, della nostra chiacchierata, che sono i piani urbani della mobilità sostenibile. Oh, ehm, qualora ci siano dei dubbi, delle domande da parte vostra, sentitevi liberi di interrompermi in, in qualsiasi momento, eh. Quindi gli strumenti di pianificazione ehm, nel, nel, devo dire, nel campo dei trasporti, mh, essendo eh, i trasporti una materia estremamente complessa e che viene affrontata sia a diversi livelli territoriali, eh, partendo dal, dal livello urbano. Ma per le grandi città anche ad un livello più disaggregato dell'intero livello urbano, quindi arrivando: prima era un livello provinciale, adesso insomma parliamo di, di area vasta, ma continuiamo, continuiamo ad avere anche un riferimento di carattere provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, poi ci sono anche gli strumenti strategici sovranazionali. Quindi, quindi c'è da una parte la disaggregazione territoriale, dall'altra c'è anche una disaggregazione settoriale, perché poi ci sono i diversi, diversi componenti del sistema di mobilità e quindi esistono poi anche dei piani specifici per le diverse componenti, in primis quello del trasporto pubblico locale. Ma anche per esempio un piano della sicurezza stradale, quindi un piano della ciclabilità, quindi dei piani settoriali. Ovviamente, questo incrocio dei diversi livelli territoriali con i diversi settori, eh, devo dire che, che spesso ha generato e continua anche a generare degli elementi di, eh, anche di confusione e degli elementi anche di, a volte di incoerenza. Eh, quindi, quando uno, quando uno comincia a fare un, un piano, la prima cosa da fare e devo dire non è assolutamente la più semplice, eh, è quella di vedere tutti gli altri piani esistenti che possono interagire con il piano di cui stiamo parlando. Eh, vedo tra il pubblico eh, architetto vecchio del, del, della regione Lazio e mi viene subito in mente. Eh, il piano regionale eh, del Lazio che stiamo oh, completando in questo periodo, ovviamente un piano regionale di una regione complessa come il Lazio, e per partire deve prima fare una review di tutti i piani esistenti ai diversi livelli territoriali e nei diversi settori, che vi posso assicurare è un qualcosa di estremamente complesso e anche andare a capire di quei piani che cosa è stato realizzato, che cosa verrà realizzato, che cosa invece rimarrà solamente sulla carta. Quindi un'operazione estremamente complessa è proprio quella di capire le relazioni e le integrazioni fra i diversi piani. E quindi ecco, ci sono una serie di problematiche alle quali devo dire che la nuova legislazione sui PUMS, questo essenzialmente per quanto riguarda l'ambito urbano, dà un grosso contributo, perché ehm, intanto definisce bene, definisce bene eh, le caratteristiche, i contenuti, gli ambiti applicativi dei PUMS e poi essendo il PUMS uno strumento di, eh, di orizzonte Ampio sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista geografico, ehm, diciamo, costituisce uno strumento di riferimento anche per quanto riguarda gli altri, gli altri piani e si pone anche come interlocutore importante per i piani di livello superiore. No? Immaginiamo che in una regione da qui a qualche anno si spera che le città più grandi abbiano tutte quante un PUMS, ma non solo le città più grandi, anche possono essere le aree vaste, le associazioni di comuni, è chiaro che anche nella redazione di un piano regionale si è facilitati quantomeno per la ricognizione degli strumenti di pianificazione esistenti. Ed inoltre vedremo come le linee guida del PUMS specificano anche in maniera chiara i rapporti con altri strumenti di pianificazione come il PGTU, il piano generale del, del traffico urbano. Anche questo è sempre stato un po' oggetto di confusione, quali sono gli ambiti del PGTU e del PUMS. A eh, me è capitato più di una volta di qualche amministrazione che ci ha chiamato per fare, cioè, vogliamo tutti e due, il PUMS e il PGTU, e, e cominciava una disputa, facciamo prima il PUMS o facciamo prima il PGTU. E quindi ehm, questa, la, la, la nuova, il nuovo decreto, il decreto del Ministero dei Trasporti chiarisce anche i rapporti fra i diversi livelli di, di pianificazione. Quindi qui <coughs> ho elencato alcuni dei piani, dei piani più comuni, partendo dal piano generale del, del traffico urbano, che è, è, è quello... Uh, che andrebbe più frequentemente fatto ed aggiornato perché eh, la legge eh, prescrive che il piano generale del traffico urbano debba essere aggiornato ogni due anni. Poi si è visto nella realtà che praticamente nessuno riesce ad aggiornarlo nei due anni anche perché eh, anche perché ehm, le misure contenute nel PGTU spesso sono misure che richiedono molti più anni per essere, per essere applicate, quindi l'approccio è fino a che non ho realizzato quello che c'è nel PGTU non faccio l'aggiornamento. Il PGTU poi a sua volta ha all'interno dei piani di, di, di settore, dei piani di esecutivi, questo soprattutto per le realtà eh, più grandi. Forse adesso con la, la nuova eh, legge sui PUMS ehm, anche il PGTU sarà agevolato perché in passato i PUMS erano pochissime le città a fare il PUMS e quindi il PGTU è sempre stato fatto in una forma un po' ibrida. Quindi eh, sebbene la legge prescriva che il PGTU non debba contenere realizzazioni infrastrutturali, ma sia volto eh, esclusivamente alla ottimizzazione dell'esistente eh, quindi dovrebbe essere in pratica un piano a investimenti nulli nella realtà però eh, almeno mh, i PGTU che io ho visto anche ai quali ho partecipato eh, si sono sempre inseriti anche delle, de, delle realizzazioni infrastrutturali sebbene non di grande, di grande impegno finanziario perché da qualche parte anche queste infrastrutture previste dall'amministrazione dovevano essere inserite e quindi questo ha dilazionato molto anche eh, i tempi di eh, aggiornamento del piano generale del traffico urbano. Adesso, con la diffusione dei PUMS, probabilmente il PGTU potrà essere riconfinato nel suo ambito, nel suo ambito di piano operativo di ottimizzazione dell'esistente. La parte infrastrutturale è demandata al piano urbano della mobilità sostenibile che ha invece un orizzonte temporale molto più vasto, 10 anni è l'orizzonte di riferimento ma ehm, quando si fa un PUMS ovviamente si guarda anche oltre, eh, quantomeno in termini di visione come quella che vuole essere la visione della città del futuro. A livello territoriale più elevato c'è il piano regionale di trasporti, poi ovviamente Uh, il PUMS adesso è PUMS, eh, quindi è ben configurato. In altri casi in cui c'è una normativa magari meno, eh, meno descrittiva, meno rigida, poi anche i nomi possono assumere eh, diverse, diverse connotazioni, quindi può essere il piano generale dei trasporti, della mobilità, della logistica. Eh, ma ovviamente quando parliamo di un piano regionale vado a occuparsi eh, sia degli aspetti infrastrutturati che degli aspetti di gestione della mobilità e anche del, della, della mobilità delle merci oltre che quella eh, delle persone. E poi dicevo ci sono dei piani più settoriali, quindi dei piani che riguardano il, il trasporto pubblico, ehm, dei piani sulla sicurezza stradale, questo per esempio, il piano della sicurezza stradale, è un qualcosa che non si è mai capito bene, eh, se andasse fatto o no, eh, il Ministero fece anche delle linee guida per... Per questa tipologia di strumento di, di pianificazione, però eh, in realtà poi eh, quando c'è un PUMS o un PGTU in atto c'è anche al suo interno una parte importante sulla sicurezza stradale, quindi eh, il piano della sicurezza stradale normalmente viene eh, inserito come parte integrante del piano generale del traffico urbano o del, o del PUMS, in alcuni casi viene fatto come piano a sé stante. Anche la ciclabilità che sta assumendo un, eh, un ruolo sempre più importante nell'ambito dei nostri sistemi di, di mobilità. Eh, sappiamo tutti che la bicicletta è un, un modo di trasporto eh, efficace ed efficiente da diversi punti di vista sia in termini esterni, quindi sia in termini di esternalità del sistema di trasporto, ovvero di impatti su ciò che ci circonda, perché è ovviamente un modo di trasporto a impatto ambientale nullo, eh, sia dal punto di vista del, dell'aria che dal punto di vista del, del rumore. Eh, che dal punto di vista delle vibrazioni occupa eh, uno spazio assolutamente ridotto, adesso ci sono molte biciclette poi, che si ripiegano, quindi uno se le porta eh, con sé, eh, ma anche degli impatti positivi dal punto di vista interno sulla salute delle persone, anche se eh, bisogna stare attenti perché eh, il rischio di incidente con la bicicletta è un rischio elevato circa 6-7 volte maggiore rispetto a quello dell'automobile e quindi la ciclabilità va promossa con molta cautela, provvedendo a misure per la sicurezza dei ciclisti, altrimenti si migliora la sostenibilità ambientale ma si peggiora la sostenibilità sociale in termini di incidenti stradali. E quindi anche qui molte città eh, si, si stanno dotando di un piano della ciclabilità, soprattutto le città eh, più grandi, anche Roma qualche anno fa si è dotata del, del piano della ciclabilità che adesso si sta evolvendo all'interno del, all del PUMS e poi vedremo, vedremo anche eh, l'esempio del, del PUMS di Roma che è, la cui redazione è cominciata da poco e quindi sarà particolarmente interessante dargli uno sguardo. Quindi questo è un po' il contesto, il contesto degli strumenti per la pianificazione, in particolare per la pianificazione della mobilità urbana. Adesso convergiamo gradualmente verso questo strumento particolare che eh, con notazione eh, italiana chiamiamo PUMS, che eh, in notazione internazionale è SUMP, quindi Sustainable Urban Mobility Plan, per cui è, è, la, è la stessa cosa. Ehm, devo dire che eh, in realtà il PUM è, è, se, è sempre esistito nel senso che da tanti anni che eh, alcune città si sono dotate del PUM, Piano Urbano della Mobilità, dopodiché l'Europa ci ha aggiunto questa, questa, questa S, quindi della mobilità sostenibile eh, e quindi anche noi eh, abbiamo cambiato la notazione da PUM a PUMS. E, devo dire che il, eh, la Commissione europea ha dedicato... Ha dedicato Molte, molte energie, molte risorse alla, um, alla creazione di, di strumenti per il supporto alla diffusione dei, dei PUMS, io userò adesso sempre PUMS per non cambiare sempre SUMP PUMS, e, forse devo dire, adesso vedremo, in alcuni casi anche, anche troppe perché eh, vedremo come c'è stato poi un fiorire. Di, di strumenti, di progetti, eh, forse anche troppi, eh, in maniera che adesso se uno va su, su questi portali, eh, sia questo ELTIS della Commissione europea, sia su altri portali eh, paralleli, si fa anche un po' fatica, anche un po fatica ad orientarsi. Eh, da questo punto di vista devo dire che invece l'operazione eh, portata a termine dal nostro Ministero dei Trasporti è stata un'operazione più, più lineare, cioè ehm, ovviamente si è eh, agevolato dell'esperienza internazionale e eh, quello che ha fatto la Commissione Europea è stato preso come base. Ma devo dire che eh, le linee guida messe a punto dal Ministero dei Trasporti, poi eh, ne vedremo le caratteristiche eh, principali, ehm, sembrano essere molto ben. Molto ben definite, eh, vanno nel dettaglio degli aspetti operativi. Anche se eh, sia che parliamo di, di SUMP sia che parliamo di, di PUMS, eh, bisogna dire che la complessità, la complessità del, di questo strumento di pianificazione eh, è sicuramente non banale. Cioè, eh, il PUMS, così come almeno così come definito, dalle linee guida sia europee e soprattutto quelle nazionali, è uno strumento la cui redazione richiede uno sforzo non banale. Ehm, diciamo che normalmente un PGTU sì, richiede un team di esperti, ma non è una cosa così complessa, nel senso che c'è la parte complessa, essenzialmente le indagini e poi ci sono una serie di elaborazioni una serie di valutazioni anche modellistiche, ma non è una cosa estremamente complessa. Invece nel caso di un PUMS sicuramente saliamo molto di livello in termini di complessità, è un qualcosa che richiede un team multidisciplinare di esperti e che richiede oltretutto anche una valutazione ambientale strategica di accompagnamento e che come livello di, di complessità di pianificazione si avvicina molto ad un piano regionale. E questo mi, devo dire, mi lascia qualche, qualche dubbio, l'unico dubbio dal punto di vista operativo che io ho. Perché? Perché ehm, il, il fatto di, aver, di redigere il PUMS è praticamente un obbligo di legge, soprattutto se si vuole accedere a dei finanziamenti e diventa un obbligo nel caso in cui si fanno poi degli affidamenti per i servizi di trasporto pubblico locale. E quindi che succede? Che eh, già ho visto alcune amministrazioni che lo hanno fatto, ma in maniera molto, eh, molto all'acqua di rose. Eh, lo hanno fatto per dire ok sì, abbiamo fatto il PUMS, questo è il PUMS, quindi noi abbiamo diritto a fare richiesta per esempio di finanziamenti per dei sistemi di trasporto eh, su ferro, oppure siamo in regola se vogliamo fare l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Quindi i PUMS che io ho visto, alcuni PUMS che ho visto fino adesso con quello che sta scritto nelle linee guida proprio non hanno nulla a che vedere. E al tempo stesso è inevitabile che per redigere un PUMS così come è identificato nelle linee guida ci vogliono, oltre che un, un grosso team interdisciplinare, ci vogliono delle risorse finanziarie non banali. E, e quindi parliamo di risorse sicuramente di alcune centinaia di migliaia di euro. Cosa che spesso le amministrazioni comunali non hanno queste risorse o quantomeno nella nostra cultura italiana, anche se ci sono le risorse, l'approccio è che nella parte di pianificazione si destinano sempre poche risorse, cioè noi non abbiamo molto la cultura della pianificazione come per esempio ce l'hanno gli inglesi che invece dedicano alla pianificazione un ammontare molto importante delle risorse perché, secondo me giustamente, pensano che se la pianificazione viene fatta in maniera corretta, anche poi la realizzazione degli interventi e il loro funzionamento è sicuramente agevolato. No? Pensiamo al, al caso di Londra, il Congestion Charging Scheme, quindi il, il, lo schema di... Di, di pagamento degli accessi, forse più famoso eh, al, al mondo, Bene, hanno fatto un lavoro di pianificazione spaventoso, ma non tanto per mettere le, le colonnine eh, con le telecamere che eh, rilevano le targhe, ma per riconfigurare tutto il sistema di trasporto sulla base delle, degli effetti che il road pricing avrebbe avuto sul trasporto privato. Quindi hanno fatto un lavoro enorme di ripianificazione del servizio di trasporto pubblico, andando a modificare tutte le linee e, e quindi andando poi a prevedere anche tutto ciò che sarebbe successo non solo all'interno ma anche all'esterno di quell'area e il risultato è stato un perfetto funzionamento del, del congestion charging scheme. Nella nostra mentalità italiana... Devo dire che non c'è questa cultura, sono alcuni rari casi di, di, di amministrazioni illuminate che invece dedicano alla pianificazione il giusto ammontare di risorse. In generale si pensa che le risorse devono essere spese per acquistare, quindi per acquistare i veicoli piuttosto che per realizzare le infrastrutture e che per la parte di pianificazione e progettazione il minimo indispensabile, e, cosa che è anche, anche supportata poi dalla, dalla realtà dei fatti in cui quando un'amministrazione fa una gara per fare un PUMS, per fare un PGTU, fa la gara e, e quindi la gara spesso è al il massimo ribasso, è quello che poi premia. Il vincitore della gara e quindi io vedo normalmente i ribassi in queste, in queste gare stanno intorno al 40-50%, a volte anche più del 50%, che significa che eh, si dà luogo, si dà l'occasione, ma anche, anche a persone non adeguatamente preparate a svolgere questo compito. E perché per fare un lavoro di pianificazione di questo genere ci vogliono risorse, anche senza guadagnarci, ci vogliono risorse per fare tutte le indagini, per fare tutto il processo di partecipazione delle persone, per fare tutte le operazioni necessarie. Quindi devo dire che se da una parte sono confortato dalla qualità delle, delle linee guida che il Ministero ha eh, redatto, Dall'altra eh, ho dei timori per quanto riguarda invece eh, la concreta applicabilità, soprattutto in termini di risorse necessarie per applicarle nella maniera eh, adeguata. Ehm, fatto questa, questa, questo inciso ecco, sulla, poi sulla realtà operativa del nostro contesto nazionale, torniamo. Al, al, al caso eh, europeo, quindi a come eh, sono nati i SUMP barra eh, PUMS, eh, quindi dicevo la Commissione ha eh, dedicato molte risorse creando anche una serie di eh, strumenti di supporto che eh, in particolare possiamo trovare nel portale eh, ELTIS, nel portale del, della mobilità urbana. Il concetto, il concetto dei, dei SUMP è stato ehm, già introdotto nel, nel 2013 eh, da, una, da una comunicazione al Parlamento europeo della Commissione, in cui appunto si ehm, sottolineava la necessità di introdurre uno strumento di pianificazione dei trasporti urbani comune a livello internazionale. Quindi il primo obiettivo che la Commissione europea si è posto nel momento in cui ha introdotto i SUMP è stato quello di definire uno strumento comune a livello europeo. E già questo è un elemento molto importante perché in passato a fronte di obiettivi comuni, quelli fissati dalla Commissione europea, poi a livello eh, operativo c'era difformità nel, negli strumenti utilizzati per cercare di raggiungere eh, questi obiettivi. Invece in questo modo con l'introduzione dei SUMP devo dire, si, è, ehm, si è introdotto uno strumento eh, comunemente riconosciuto e quindi una metodologia comune di pianificazione che anche dal punto di vista tecnico apre apre le porte ad uno scambio culturale fra i diversi paesi. Eh, oggi non è, eh, non è difficile magari eh, che anche un tecnico, dei tecnici stranieri possano venire in Italia a redigere dei de, de, de SUMP, dei PUMS e, e viceversa e questo ovviamente è un... Un elemento di grande importanza, no? è uno de, de, sicuramente è uno dei valori aggiunti importanti dell'essere parte del, della comunità europea. L'altro elemento importante, l'altro obiettivo importante nel, della, della Commissione europea nella introduzione dei SUMP è il concetto del, dell'approccio eh, integrato, dell'approccio di sistema e, e innovativo. Dicevamo, dicevamo prima come il, i sistemi di mobilità siano talmente complessi che spesso anche la pianificazione è di settore in un approccio eh, cosiddetto a silos, quindi ognuno sta chiuso dentro al suo silos e non vede quello che succede nel silos a fianco, ma poi nella realtà invece il sistema di mobilità... Non è costituito da silos isolati, nessuno di noi vive solo all'interno di un silos e utilizza poi diversi modi di trasporto in diversi contesti e quindi un sistema, il sistema di mobilità è totalmente integrato, per cui si rilevava l'esigenza di uno strumento di pianificazione che affrontasse il sistema di mobilità appunto come sistema, quindi in maniera integrata fra tutte le componenti che, che ne fanno parte ed anche con una ottica innovativa che, ehm, che superasse un po' i vecchi schemi eh, mentali soprattutto eh, sia dei cittadini ma soprattutto anche dei pianificatori ehm, che, ehm, che appunto eh, vedono, alcuni di loro vedono il, ancora il, il sistema di trasporto come un sistema che ha al centro del, del, del mondo l'automobile. su questo adesso ci torneremo, perché è un aspetto su cui io insisto sempre, un aspetto culturale, tecnico-culturale importante. E quindi ecco, nel, nella, nel, nella comunicazione della Commissione europea, ehm, in sintesi sono, sono descritti le, le finalità e gli obiettivi, il fatto di avere una visione a lungo termine, anche questo è un elemento importante, sebbene ovviamente con tutte le limitazioni che la rapidità dell'innovazione tecnologica, tutte le sfide che la rapidità dell'innovazione tecnologica ci pone di fronte. Eh, perché ehm, oggi pensiamo quando noi andiamo a fare un PUMS, un piano regionale, eh, dicevo l'orizzonte minimo è 10 anni, ma ovviamente do dobbiamo chiederci anche qual è la nostra visione al di là dei 10 anni. E sinceramente nessuno di noi è in grado di dire eh, quale sarà la composizione del, dei veicoli su strada eh, da qui a 20 anni, ma forse neanche da qui a 10 anni. Ogni giorno eh, sentiamo notizie sul, sulla Google Car eh, piuttosto che altre sperimentazioni di veicoli eh, automatici eh, senza conducente che ovviamente introdurrebbero, introdurranno una rivoluzione nel sistema di mobilità, soprattutto nel sistema di mobilità privata ma anche del trasporto pubblico perché eh, le sperimentazioni sui sistemi di trasporto automatici se negli Stati Uniti sono focalizzate essenzialmente sull'automobile, da noi invece in Europa sono focalizzate essenzialmente sul trasporto pubblico, secondo me anche in maniera intelligente perché si è capito che sarà più facile introdurre l'innovazione, l'automazione sui sistemi di trasporto pubblico di quanto lo sia su, sul, Sull'automobile privata, se non altro per il fatto che i sistemi di trasporto pubblico in maniera diretta o indiretta sono eh, controllati dalla pubblica amministrazione, mentre il, il trasporto privato è ovviamente nelle mani di ciascun privato cittadino e quindi il modo in cui il, il parco veicolare verrà eh, rinnovato, supponiamo che domani si esca fuori con l'automobile che funziona perfettamente eh, in maniera automatica, quindi vengono superate anche le ultime difficoltà tecniche e anche di carattere normativo per quanto riguarda le responsabilità, assicurazioni e così via. Capite bene che eh, l'ideale sarebbe, eh, ok, domani è pronto, se vogliamo che tutto funzioni, dopodomani dobbiamo togliere tutte le automobili tradizionali e mettere... Tutte automobili a guida automatica, perché il funzionamento delle automobili a guida automatica, soprattutto in un contesto complesso quale quello urbano, si ottimizza va bene se sono tutte a guida automatica e comunicano fra di loro, ma se cominciate a mettere un'automobile a guida automatica all'interno del contesto di mobilità romano, con eh, il modo in cui eh, tutti noi, diciamo tutti noi, guidiamo l'automobile o guidiamo il motociclo e voi capite che anche l'automobile automatica alla fine si spegne da sola e abbandona, <ride> è impossibile, no? E quindi già come avverrà questo, questo cambiamento? Cioè quanto ci vuole? Perché... Si passi com completamente da automobili tradizionali a automobili a guida automatica ed è possibile che questo cambiamento avvenga in maniera graduale, mescolando diverse percentuali di questi veicoli? Beh, nessuno è in grado di dirlo al momento e le, i, dubbi, i dubbi sono molti, quindi, eh, quindi ripeto. L'orizzonte di lungo periodo ci pone delle, delle grosse sfide, ma è importante anche con degli scenari che, che ovviamente vanno fatti, degli scenari possibili, quando si parla di pianificazione di lungo periodo è in ogni caso importante che ci sia una visione di lungo termine. È importante che ci sia una valutazione dell'efficienza. Il Concetto della, della efficienza nei sistemi di trasporto è un, anche questo un concetto che si stenta a far entrare. Ehm, se guardiamo, scusatemi se io faccio spesso riferimento al caso del Regno Unito, ma ehm, per me nel, nel settore della mobilità dei trasporti eh, eh, rappresenta sempre l'elemento a cui guardare eh, come riferimento principale. Beh, nel Regno Unito Applicano analisi costi-benefici a qualsiasi cosa si faccia nel settore dei trasporti oramai da tantissimi anni, e perché è fondamentale quando si confrontano delle alternative vedere non solo i risultati attesi, ma anche i costi attesi, e quindi, applicando analisi costi-benefici. Si scopre spesso, questo, adesso sto pensando principalmente al caso della sicurezza stradale, che poi è uno dei miei settori di ricerca preferiti, ma vale in generale, si scopre che gli interventi di piccola scala sono più efficienti degli interventi di grande scala, cosa che si può scoprire solamente applicando analisi costi-benefici e, e che invece senza l'applicazione dell'analisi costi-benefici spesso incontra. Delle difficoltà di carattere concettuale, anche, anche di, carattere, di carattere politico. Io ricordo sempre, eh, diversi anni fa, facevamo un piano di sicurezza stradale per una città importante ed avanzata del nord Italia. Quindi scoprimmo che, applicando i dei costi benefici, l'ideale era introdurre una serie di piccoli interventi sulla via Emilia che avrebbero. Migliorato notevolmente il livello di sicurezza, e quando presentammo questo piano, l'assessore ci disse: che Era pure una persona, devo dire, avveduta, non era l'ultimo arrivato. Disse: Bello, molto bello. Ma se, se io appio questo piano, io non vengo rieletto perché gli interventi non si vedono. E quindi va bene gli interventi di piccola scala se mi ci mettete vicino qualcosa di molto appariscente e che dia alla cittadinanza la percezione che io sto facendo degli interventi per la sicurezza stradale. Quindi eh, che ci sta anche eh, l'importanza del ruolo politico, però è importante che eh, il concetto di efficienza sia, sia sempre applicato che ci sia un equilibrio fra le diverse forme di mobilità, ovviamente dando priorità al trasporto pubblico, dando priorità alla pedonalità e alla ciclabilità, all'intermodalità, alla sicurezza e, e, e poi anche ovviamente al trasporto stradale da supportare con i sistemi di trasporto intelligenti che ci sia un approccio integrato sia dal punto di vista orizzontale, quindi diversi soggetti coinvolti, che dal punto di vista verticale territoriale. L'altro elemento fondamentale che viene introdotto dai SUMP e riportato dai PUMS è l'approccio partecipativo. Su questo faremo adesso un focus specifico perché è un... È una parte del processo di pianificazione ehm, che sta avendo un, un sviluppo sempre più ampio, partendo dai paesi anglosassoni di nuovo, ma anche eh, qui da noi in Italia. Eh, vedremo anche un paio di esempi ai quali stiamo lavorando. Uno è proprio il piano regionale del, del Lazio, il secondo è il PUMS del, del comune di Roma. Questo dell'approccio partecipativo è un discorso molto complesso eh, perché eh, dare la possibilità alla eh, cittadinanza di diventare parte attiva del processo di pianificazione è un qualcosa eh, A di estremamente complesso, eh, B di estremamente utile, eh, ma che... Eh, Diciamo, introduce degli elementi di forte innovazione soprattutto nei processi decisionali interni della pubblica amministrazione. Cioè, ehm, vedremo come aprendo il processo partecipativo alla, alla gente c'è una risposta eh, entusiastica da parte delle persone e di livello eh, culturale molto elevato. Più complesso è invece poi internalizzare questi, questi supporti della cittadinanza, cioè come nel processo decisionale normalmente riservato a tecnici e a politici introdurre poi il ruolo della cittadinanza. Quindi, questo pone delle difficoltà notevoli che vedremo, credo, a questo punto nel secondo modulo del, del nostro seminario. Altro elemento fondamentale, altro concetto fondamentale introdotto è il concetto del monitoraggio e della valutazione. Diciamo prima, un piano deve essere un piano dinamico e quindi continuamente aggiornato e quindi per essere aggiornato c'è necessità di strumenti di monitoraggio, di indicatori e strumenti di misurazione degli indicatori, confronto fra i risultati reali e i risultati e gli obiettivi precedentemente definiti e in caso di scostamento cercare di capire il perché c'è stato questo scostamento se per un problema interno al processo di pianificazione, progettazione e realizzazione o se per un qualcosa che è cambiato all'esterno perché sono nel frattempo cambiate le condizioni al contorno e in ogni caso adottare delle, delle, delle nuove misure a portare delle, delle modifiche agli interventi previsti per far fronte a questi, a questi scostamenti. Ehm, la Commissione Europea ha redatto e messo a disposizione delle, delle linee guida. Linee guida mh, hanno un carattere un po' diverso dalle linee guida eh, del PUMS che ha redatto il nostro Ministero. Cioè, queste linee guida sono più metodologiche, e forse anche più complesse. Le linee guida invece del Ministero sono più asciutte, più dirette, di più facile anche interpretazione da parte del tecnico. In ogni caso è ovvio che la commissione ha inteso proprio con queste linee guida, creare anche un substrato culturale che poi da, da essere poi tradotto in eh, dettagli più operativi a livello nazionale come è correttamente avvenuto con, <coughs> scusate, con le linee guida del nostro Ministero di Trasporti. Queste linee guida sono <coughs> disponibili online, sempre sul portale di ELTIS in nove lingue. Eh, se le utilizzate io vi consiglio sempre questo è un consiglio generale. Vi consiglio sempre eh, se uno conosce un po' l'inglese di usare la versione in inglese, perché purtroppo devo dire che i documenti della Commissione europea eh, quando vengono tradotti poi nella versione tradotta in italiana, spesso contengono diversi errori eh, concettuali. Questo probabilmente perché eh, la traduzione viene fatta da, da traduttori e quindi il traduttore che magari può avere o meno esperienza con i trasporti e quindi a volte la traduzione dall'inglese all'italiano fatta è così in maniera asettica, se uno non, non ha invece conoscenza dei contenuti trasportistici, questo immagino che valga per i trasporti come per ogni altro settore, non interpreta quello che c'è scritto nella versione originaria in inglese. E quindi devo dire spesso ho riscontrato de delle inesattezze, a volte anche proprio uscito il contrario nella versione italiana rispetto alla versione in inglese, per cui se uno ha un po' di, di, di mistichezza con l'inglese è sempre meglio utilizzare la versione eh, originale in lingua inglese. C'è disponibile la linea guida anche in versione interattiva online, quindi invece di scaricare il PDF sta per argomenti, uno clicca, va sull'argomento, torna indietro. E c'è anche un glossario sui, sui termini che è molto utile, eh, soprattutto poi se uno usa la versione in lingua inglese. L'ultima slide, poi chiudiamo questa, questo primo modulo, era sul discorso della innovazione. E, e quindi in questa tabella, proprio contenuta nelle linee guida dei SUMP, si evidenzia l'innovazione che si è cercata di introdurre tra la pianificazione tradizionale e la, una pianificazione innovativa. Non andrò nel, nel dettaglio di, eh, di ogni elemento, mi soffermo solo sul primo. Nella, nella pianificazione tradizionale dei trasporti si mette al centro il traffico, in una pianificazione innovativa si mettono al centro le persone, o quantomeno si, si mette, eh, si mette al, al centro. Come si fa a finire? Ho finito di 90 minuti. Okay. Si mette al centro il sistema di mobilità nel suo complesso partendo dai modi più eh, ecologici, dai modi più efficienti, quindi trasporto pubblico, ciclabilità e pedonalità. E questo è un concetto importante che riguarda soprattutto noi pianificatori dei trasporti e devo dire: basta che usciamo dalle nostre strade e comprendiamo come le, le nostre strade siano progettate ma non solo in termini di progettazione fisica, anche di progettazione dell'uso della strada avendo sempre l'automobile al centro del mondo. Quindi si progetta l'uso del, della strada per l'automobile, dopodiché quello che avanza viene destinato a, agli altri e quindi l'automobile sia per la circolazione e sia per la sosta. Allora, eh, basta girare anche, eh, noi siamo qui vicino con la nostra sede a San Pietro in vincoli, ma basta che usciamo e vediamo delle strade a volte enormi, senza segnaletica orizzontale, in cui i flussi di traffico sono bassissimi ma vengono lasciate alla libera interpretazione dell'automobilista che quindi comincia a parcheggiare al centro. Non so se qualcuno di voi ha presente la strada che dal Colosseo sale su verso, San, verso Colleoppio. Quindi adesso è eh, fisiologico che ci sia una fila di automobili parcheggiate al centro della strada, okay? poi le, le doppie file ai lati, e ovviamente questo è una cosa che si, si, lo si può vedere in tantissime strade di Roma e di, di altre città. Se noi andiamo nel nord Europa, vediamo invece che lo spazio stradale viene disegnato secondo i bisogni, allora se si lasciano due corsie. Strette per la circolazione dei veicoli, è ovvio che la sosta è in doppia fila, non sarà più possibile né doppia fila né tripla fila perché non c'è lo spazio fisico, perché quello spazio fisico è stato destinato ai pedoni, è stato destinato ai ciclisti, alle piste ciclabili e il giusto spazio anche alla sosta. Quindi, questo è, è, è fondamentale se noi vogliamo migliorare i nostri sistemi di trasporto nell'ottica della sostenibilità. Un primo elemento è cambiare. La mentalità degli ingegneri del traffico, in ogni caso degli esperti che si occupano di trasporti e di traffico. Nella nostra mente deve esserci che al centro del mondo non c'è l'automobile e gli altri si spartiscono i resti, ma c'è un sistema integrato di mobilità che pone in primis le esigenze di ciclisti, di pedoni, trasporto pubblico e poi anche le esigenze dell'automobile che viene utilizzata solo quando gli altri modi di trasporto non danno le necessarie performance per lo spostamento. Io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo più tardi. Grazie.